Arriva la prima sconfitta della Casertana in questo campionato di Lega Pro contro il Catania, una partita sicuramente condizionata dalla condizione fisica della Casertana, in pratica alla quinta partita in 14 giorni, ha inciso sicuramente anche l'orario e la temperatura di 30 gradi in cui la Casertana ha dovuto disputare questa partita, palesando un gap di energie e di intensità che si vede e si è tramutato ovviamente nel punteggio molto pesante per la squadra. 4-0, nonostante una sconfitta così pesante, il Pinto, gremito con circa 3.300 spettatori, ha applaudito la squadra che comunque si è recata sotto gli ultra per ricevere l'applauso di fine partita. Il mister Cangelosi l'aveva detto, sarebbe stato un mese di sofferenza e puntualmente diciamo, la preparazione porta ha presentato il punto. Troppo brutto questa Casertana per essere vera, è stata sempre un passo indietro al Catania che ha strameritato la partita, è arrivata qui, ha pressato dal primo minuto, è arrivata sempre prima sulle palle, ha pressato uomo su uomo dal primo minuto, in pratica ha impiegato 7 minuti per realizzare il primo tiro dopo che Venturi al quarto aveva salvato su un doppio intervento su Di Carmine, ma ci ha pensato 3 minuti dopo Chirico con un Eurogol da 60 metri che ha trovato ovviamente il portiere impreparato fuori dall'area e credo anche il vento molto forte in quella fase della partita ha allungato il tiro e ha realizzato veramente un Eurogol che ha indirizzato la partita. Poi nel momento migliore della Casertana che con due azioni sia con Casoli che da una buona posizione di testa spreca un cross delizioso, poi Montalto che in una situazione di contropiede invece di servire al centro Caretta spara ma il tiro esce di poco, ci pensa poi Di Carmine a realizzare il 2-0 e a indirizzare la partita per il Catania. Sul finale del primo tempo arriva anche un palo di Rocca, quindi diciamo il Catania chiude la prima frazione di gioco diciamo, confermando il suo vantaggio. Poi impiega in pratica 10 minuti del secondo tempo per chiudere la pratica, sempre con Di Carmine e Chirico, in particolare Chirico al decimo con un Eurogol di sinistro a giro nel set sull'incolpevole, in questo caso Venturi, chiude in pratica la partita perché poi il resto è semplicemente un gestire con il turnover la gara sia per mister Cangelosi che per il mister del Catania, a dimostrazione del gap di intensità e di fisicità. Diciamo, il Catania viene espulso al 77esimo Bocic e in pratica la Casertana, nonostante abbia giocato 20 minuti in 10, questa differenza non si è vista, proprio a dimostrazione delle differenze di preparazione. Questo era un gap che la Casertana doveva scontare. Speriamo che nel più breve tempo possibile trovi una condizione adeguata per potersi giocare le partite alla pari. Dal Pinto è tutto, un saluto da Sara Pascarella e Gold Web TV vi dà appuntamento alla prossima gara interna contro l'Avellino.